Per scegliere bisogna conoscere, conoscersi, saper ascoltare e costruire una relazione. Quando hai conosciuto il tuo futuro sposo, scommetto che non l'hai visto per strada e gli hai chiesto: come ti chiami? Vuoi sposarmi? Ricordi quando l'hai visto? Vi siete scambiato uno sguardo, poi ti sei avvicinata, avete iniziato a parlare. Ti piaceva? Vi siete scambiati i numeri di telefono e poi sei andata a casa. Avete continuato a scrivervi, vi siete rivisti, avete scoperto alcuni valori della vita che avevate in comune. La vostra visione sul mondo era la stessa. La tua filosofia, la tua opinione su alcuni problemi erano gli stessi che aveva lui. Magari lui ti ha mostrato alcuni problemi, alcuni rischi della vita dei quali tu nemmeno sapevi l'esistenza. È arrivato un momento in cui lui, per te non era più semplicemente un bel ragazzo, era qualcuno che aveva un valore. Provavi delle emozioni per lui e solo dopo averlo frequentato per un po' hai capito che eri realmente innamorata di lui. Eri innamorata dei suoi modi di fare, di pensare, di come lui risolveva le cose per te, di come ti sorprendeva, dell'attenzione che aveva per te. Non eri innamorata solo del suo aspetto fisico, anzi, se fosse passato qualcuno anche più bello, tu non l'avresti guardato perché sapevi il valore del tuo ragazzo. Ed ecco che un giorno avete deciso di sposarvi. Ora ti chiedo, pensa a cosa sarebbe capitato se subito che l'hai visto gli avessi chiesto: come ti chiami? Mi sposi? Magari sposandolo, conoscendolo, avresti visto che i tuoi valori non sono i suoi valori. Avresti visto che lui poi non sapeva farci con le cose, non sapeva salvarti dai problemi. Il suo modo di risolvere le cose non era il tuo. E allora ti saresti trovata accanto, anziché un sogno di una vita insieme, un vero incubo, con una persona che non volevi e che non era come tu avevi visto. Questa metafora vi fa capire quello che in realtà succede quando si incontra un fotografo per il tuo matrimonio. Quando incontri un fotografo, lui cosa fa? Ti dice chi è, cosa ti dà e quanto costa, e poi ti invita a firmare il contratto quando vuoi. Ti invita a sposarlo. E tu sai bene, oggi, che questo non basta. Bisogna creare una vera relazione. Ci vuole del tempo per conoscere una persona. Ci vuole del tempo per capire il suo valore, per vedere se i tuoi valori e i suoi valori sono gli stessi, se i tuoi principi sono gli stessi suoi. Ci vuole del tempo per innamorarsi di lui. Quando scegli il fotografo per il tuo matrimonio, è necessario essere consapevole del suo valore e non semplicemente che è fatto di caratteristiche e prezzi. Quando scegli il fotografo per il tuo matrimonio, è importante sapere che quel giorno lui farà la differenza per te. Non prendi semplicemente un prodotto, ma condividi con lui una filosofia, una visione, dei valori. Non prendi semplicemente uno tra tanti fotografi, come hai fatto per il tuo ragazzo. Hai scelto lui, perché lui aveva un valore speciale. Scegli il fotografo perché ti colpisce. Scegli il fotografo per l'esperienza che ha nel salvarti da quei problemi che tutti gli altri non nemmeno ti dicono. Scegli il fotografo per avere quel qualcosa di speciale che soltanto lui può darti. Perché tu sei consapevole del suo valore. Fai la tua scelta, ma falla con la consapevolezza del valore che il fotografo ha.